La terapia della patologia da Covid-19 con l'ossigeno ozono può essere una soluzione sia nelle fasi che prevedono l'ospedalizzazione del paziente, sia nella fase iniziale a livello domiciliare, questo per non far evolvere la patologia. È possibile utilizzare l'ozono in fase preventiva, vale dire ha un valore di prevenzione? Noi pensiamo di sì. Gli studi che la SIOT ha compiuto nel corso degli anni sulla molecola, sulla metodica dell'ossigeno ozono, ci possono spingere in questa direzione. Le caratteristiche fisiopatologiche stesse della patologia da Covid-19 ci danno conferma. L'ozono può interagire nella fase iniziale d'attacco, quindi può essere interessante sviluppare e sfruttare le caratteristiche dell'ozono anche quando non c'è questa patologia, perché l'ozono ha determinate caratteristiche importanti nel modulare la risposta infiammatoria e la risposta immunitaria del soggetto. Non parliamo ancora di paziente, parliamo di soggetto sano che può trovare attraverso questa metodica una ottimale risposta fisiopatologica attraverso la stimolazione di citochine immunocompetenti pronte a determinare una risposta contro l'aggressione virale, che sia un virus da Covid-19 o un'altra patologia e anche batterica, non soltanto virale. Un'altra attività dell'ozono importante a livello di protezione dell'endotelio. Il microcircolo sottoposto ad una terapia mediante ozono per via autoemoinfusiva determina una forte risposta endoteliale perché si stimola la produzione e l'induzione di nitrossido attraverso la nitrossidosintetasi. Quindi una disponibilità maggiore del microcircolo, una diffusione dell'ossigeno a tutti i territori periferici. Questa è un'ottima risposta verso tutti i tipi di aggressione, sia virale che batterica.